Siamo nel pieno centro storico di Perugia, conosciuto poi in tutto il mondo, al termine di Corso Vannucci che si staglia verso questa fontana maggiore e verso il Palazzo dei Priori, dove nella Sala dei Notari si tiene quest'oggi il convegno contro il diabete, organizzato dall'AILD, l'associazione italiana Lions per il diabete, nata nel 1990 per volontà di Aldo Villani, purtroppo venuto a mancare qualche tempo or sono, ma in prima linea per la ricerca e per il sostentamento alle istituzioni sanitarie nazionali e mondiali per questa piaga sociale, che è una malattia subdola che si contrae non attraverso delle particolari forme patologiche virali, ma attraverso i cosiddetti stili di vita, e si contrae anche per un fattore ereditario che si trova nel DNA. Andremo ad approfondire con professori, ricercatori, ma anche con soci iscritti ai Lions in prima linea per combattere il cosiddetto male del secolo, il diabete. Oddio. International Diabetes Federation ci fa capire quanto sia importante e quanto sia in espansione purtroppo il problema diabete. Si prevedono addirittura 600 milioni di diabetici nel 2040, e quando parliamo di diabete intendiamo il diabete tipo 2, che è il 95% dei casi, cioè il diabete dell'età matura che viene anche con abnormi abitudini alimentari eccetera, e il diabete tipo 1 che è il 5%, ma oggi, come dicevo prima, c'è più di un milione di adolescenti e di bambini con diabete tipo 1 che debbono praticare l'insulina, perché ovviamente in seguito alla distruzione autoimmunitaria delle cellule beta del pancreas endocrino che producono insulina, è chiaro che non vi è più produzione di insulina nel diabete tipo 1, e chi ne è colpito deve iniziare ad iniettarsi insulina fino a 4 volte al giorno, oppure erogarla continuamente con i microinfusori, controllando entro ore tutti i giorni la glicemia con punture ancora fastidiose del polpastrello delle dita, per poter monitorare e capire quanto di insulina occorre inoculare prima del pranzo, prima della cena, eccetera. Sono ragazzi anche giovani che fanno attività sportive e quindi devono giocare una partita, non so, di pallavolo o di calcio. Quindi si tratta di un problema molto stringente e molto serio, soprattutto nel segmento più giovanile della popolazione, ovviamente dei pazienti diabetici. Di conseguenza, accanto alla terapia insulinica, che è quella di cui non si può fare oggi a meno, noi stiamo studiando, nella mia fattispecie da 35 anni, studi per guarire e non soltanto trattare la malattia diabetica. La guarigione significa ricostruire nel paziente con diabete tipo 1 quelle cellule beta che le sono state distrutte dalla autoimmunità attraverso diverse tecnologie. Noi siamo partiti inizialmente dallo studio di trapianto delle cellule che mancavano, prelevandole da pancreas di donatori umani. Abbiamo fatto diversi studi in questo nostro stesso laboratorio. Ci sono anche dei donatori di cellule pancreatiche? No, ci sono donatori dell'intero pancreas, da cui noi estraiamo le insule pancreatiche. Si può vivere senza il pancreas? No, questi sono cadaveri. Sono, vabbè, quindi sono donatori persone d'organo, come sarebbero anche il donatore di cuore, di polmone, di fegato. Questi donano il pancreas, quando purtroppo c'è l'exitus cerebrale si prelevano gli organi. Noi da questi organi abbiamo prelevato, poi abbiamo separato le cellule. Ora, questa, diciamo, pratica ci ha permesso di fare alcuni studi importanti a noi e altri gruppi internazionali. In tutto il mondo ne sono stati fatti 1500 trapianti finora, quindi si tratta di una, diciamo, terapia ancora di elite, che è per poche persone, e soprattutto non dura molto a lungo, perché queste cellule separate dal loro pancreas originale e introdotte nel fegato e in altre sedi, o come facciamo noi in alcune microcapsule, vanno incontro a una vita media che comunque è una vita finita, cioè non è una vita indefinita. Di conseguenza, questo è il primo punto, occorrono poi tanti donatori. Lei capisce che ci vogliono due organi pancreatici per separare le cellule per un singolo ricevente, di conseguenza è chiaro che non c'è abbastanza numero di donatori. Due, la terapia antirigetto che viene fatta per garantire la sopravvivenza di queste cellule è una terapia che ha molti effetti tossici collaterali. Di conseguenza è un discorso che al momento ha avuto una certa battuta di arresto. Il futuro, che noi stiamo già studiando fin da adesso, è quello delle cellule staminali, della rigenerazione di queste cellule beta,
e di cellule che possono essere immesse nella fase del tutto iniziale della malattia diabetica di tipo 1, in modo da garantire la sopravvivenza di quella massa di cellule beta che previene l'uso dell'insulina. Questo è il nostro scopo. Le tante invise cellule staminali che sono state criticate più di una volta, invece ancora una volta scopriamo che vengono a, in qualche modo, come fattore veicolante di una nuova e soprattutto futuribile terapia di guarigione. Ma spieghiamo ai nostri telespettatori la differenza sostanziale tra diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2, detto anche diabete mellito. Sì, tutte e due in realtà sono diabete mellito, poi di tipo 1, di tipo 2. Il tipo 1 è quello che dicevo prima, la minore percentuale, 5% del totale, che però a livello mondiale diventano più di 1 milione di soggetti affetti in età giovanile, è quello che è dovuto alla distruzione completa di quelle cellule che nel pancreas endocrino producono insulina. Invece nel diabete di tipo 2, quello acquisito, il diabete mellito di tipo 2, è praticamente il problema della inadeguata gestione dell'insulina. Cioè, in altre parole, le cellule beta ci sono e producono insulina, ma quell'insulina diventa insufficiente a controllare la glicemia perché il soggetto è sovrappeso o obeso, oppure perché ci sono malattie secondarie che danno una resistenza all'azione dell'insulina e di conseguenza va curato in modo diverso, cioè non è curato con l'insulina come il diabete tipo 1 in cui l'insulina non c'è per niente, ma con farmaci, oggi anche abbastanza efficaci, che migliorano l'azione dell'insulina che ancora esiste per prevenire, per scongiurare quello che è la, diciamo, evoluzione finale anche del diabete tipo 2, cioè quello verso la esaurimento funzionale delle cellule beta, che non sono distrutte come nel diabete tipo 1, ma alla fine poi non funzionano più perché non c'è più insulina da produrre. Lei, che è un ricercatore, ci parlava prima in questo interessantissimo convegno che è stato fatto e soprattutto voluto dall'associazione Lions per il diabete, di esperimenti che vengono fatti sui topi. Ma questa non è una novità, vista considerato che sui topi si sono fatti tanti esperimenti in quanto cavie. Però mi parlava di questa sorta di tipologia biologica molto e soprattutto reattiva, molto simile all'essere umano. Certo, dunque, infatti il topo NOD rappresenta il modello esclusivo di diabete di tipo 1 umano, perché non ci sono altri esempi in natura, e quindi è un topo che sviluppa spontaneamente e non è quindi manipolato per indurre la malattia, spontaneamente il diabete tipo 1, e di conseguenza è il modello più vicino all'uomo che esiste. Se noi riusciamo a curare, come stiamo facendo, il diabete tipo 1, abbiamo molte speranze che queste tecnologie possano trasferirsi anche all'uomo e quindi al paziente con diabete di tipo 1. Beh, le speranze ci sono, soprattutto per curare questa parte di diabete che forse è anche più grave, perché colpisce anche giovani come atleti e che quindi non rientrano negli stravizi cosiddetti che inducono a una sorta allo stile di vita del tutto spericolato ed errato, che poi porta a quello mellito, e quindi è molto importante soprattutto tornare a parlare di staminali in un momento in cui ci sono state scuole di pensiero mondiali, non soltanto nazionali, piuttosto discordanti. Sì, su questo vorrei dire che c'è una differenza tra le cellule staminali embrionali, cioè quelle che da noi non sono nemmeno permesse per legge, e le cellule staminali adulte, che invece ovviamente sono presenti in tutti i nostri organi, ma la difficoltà sta nel saperle individuare, quelle che sono necessarie, quelle che sono utili per questo scopo, e poi immetterle nel circuito della terapia. Questo lo abbiamo appreso negli ultimi anni, sono cose molto molto recenti, e penso che le tecnologie di sviluppo delle staminali adulte, a differenza di quelle embrionali, possano invece portare alla terapia non solo del diabete ma anche di altre malattie autoimmunitarie e altre ancora, sostituendo le cellule distrutte dalla malattia con cellule nuove in grado di rinnovarsi e quindi di funzionare. Il diabete presenta una diffusione veramente notevole nella popolazione. Si considera che almeno l'8% della popolazione adulta sia affetta in media da diabete. Ma se andiamo poi a considerare le fasce di età più avanzata, cioè al di sopra dei 60 anni, possiamo arrivare a delle percentuali anche maggiori, fino al 20% ed oltre. Questa diffusione, è vero, del diabete così marcata nel nostro paese, come ormai in tutto il pianeta in realtà,
è legata a delle abitudini di vita che sono caratterizzate, come sappiamo, da un eccesso di alimentazione, quindi di introduzione, diciamo, di calorie che porta ad un aumento del peso e quindi all'obesità, e ad un difetto di attività fisica. Quindi si introducono molte calorie, se ne consumano poche, c'è un aumento del peso corporeo, si sviluppa soprattutto l'obesità addominale, ed è proprio l'obesità addominale, questo accumulo a livello dell'addome di tessuto adiposo, che è responsabile poi della comparsa nel corso del tempo dell'intolleranza al glucosio prima e del diabete dopo, con tutte le conseguenze, le complicanze che il diabete porta, soprattutto a livello cardiovascolare, ma anche a livello cardiaco. A livello cardiaco, certamente, ma anche a livello degli occhi, retinopatia, vero, cecità, insufficienza renale, problemi di circolo agli arti inferiori e così via. Quindi è molto importante cercare di prevenire questa patologia. Professore, lei ha parlato di eccesso di alimentazione. Non a caso da circa 30 anni il diabete viene definito da tutti, dai medici soprattutto di base, come la malattia del benessere di questo secolo e di queste conquiste che sono state fatte nel tempo. Ma qualcuno contesta questa cosa dicendo che il diabete c'era anche prima, quando magari questo benessere non era così esteso e si mangiava di meno. Beh, se noi andiamo indietro nel tempo e andiamo a vedere qual era la distribuzione, la diffusione del diabete nel periodo, diciamo, prebellico, diciamo intorno agli anni 30-40, beh, il diabete allora era una patologia, non dico sconosciuta, ma certamente molto molto rara. Quindi il diabete si è realmente diffuso ed è aumentato appunto di frequenza con l'aumento del benessere, cioè della disponibilità di accesso ai cibi, all'alimentazione, e con l'introduzione di modelli di vita che implicano uno scarso sforzo fisico. D'altra parte è anche vero in parte quello che lei dice, nel senso che è vero, la diffusione del diabete è anche maggiore, e questo lo vediamo soprattutto in molti paesi in via di sviluppo, è maggiore nelle classi sociali economicamente più deboli, cioè quelle in cui non soltanto oggi la quantità di alimentazione può essere superiore al fabbisogno, ma anche la scelta dei cibi può essere tale da favorire la comparsa del diabete. Quindi entrambe le posizioni sono vere, però non c'è dubbio che se c'è povertà, se non c'è benessere, e guardiamo per esempio a molti paesi dell'Africa, il diabete di tipo 2, perché stiamo parlando di diabete di tipo 2, diabete mellito di tipo 2, lì non esiste. Non esiste, ecco, ma noi siamo un paese noto in tutto il mondo per la dieta mediterranea, anche un grande cultore che peraltro è scomparso a 100 anni di vita, che era Ansel Keys, ha detto che gli italiani stanno un po' meglio degli altri popoli, quantomeno degli americani, perché hanno questa dieta. Eppure le percentuali sono molto forti qui in Italia di diabete mellito. Sì, non c'è dubbio, sono quelle che dicevo prima, insomma, 8% della popolazione adulta ha il diabete. In realtà la dieta mediterranea è un modello di dieta estremamente favorevole al mantenimento della salute in generale e quindi anche alla prevenzione del diabete. Ma se andiamo a vedere quante persone, quale percentuale della popolazione segue oggi realmente la dieta mediterranea, vedremo che in realtà questa percentuale è diventata molto scarsa. E quindi anche in Italia ci allineiamo un pochino sulla percentuale di frequenza appunto del diabete, che è quella grosso modo di tutti i paesi europei. Bene, io non la trattengo più di tanto, anche perché siamo fuori questa piazza e fa anche un certo freddo, anche se siamo in primavera. Io volevo soltanto sapere una cosa da lei, proprio una domanda ex abrupto: quali sono i segni precursori che possono dare l'allarme? L'iperglicemia magari? Oppure l'emoglobina glicosilata? Ma io direi che è molto importante che nell'età adulta
e quindi abbastanza precocemente si faccia perlomeno un controllo della glicemia, perché soprattutto se ci sono dei fattori di rischio, quindi soprattutto la presenza di obesità oppure di familiarità diabetica. Quindi un controllo della glicemia è sufficiente per verificare se effettivamente ci troviamo in una condizione di diabete, che significa glicemia uguale o superiore a 125 mg per 100, oppure anche di prediabete, il che significa una glicemia compresa fra 100 e 125, essendo normale una glicemia inferiore a 100. Nella splendida cornice di Corso Vannucci e di Piazza 4 Novembre a Perugia abbiamo anche un ospite di tutto rispetto, un Lions, un dirigente dei Lions che viene da Milano, Enrico Pons. Ben arrivato, signor Pons. Grazie, molto gentile. Grazie a lei. Allora, lei mi ha subito parlato di quella che sarà un'iniziativa che si svolgerà il prossimo anno a Milano, esattamente nel luglio del 2019, legata all'importanza di questi dibattiti che vengono fatti ormai già dal 1990 per sensibilizzare non soltanto sull'argomento, ma per dare apporto anche alle strutture sanitarie nazionali che si occupano, curano e ricercano, anche fanno ricerca per curare il diabete. Nel 2019 a Milano avremo la convention mondiale di tutti quanti i Lions, con una partecipazione di 25.000 persone. Durerà una settimana, dal 5 al 9 luglio, e nell'ambito di questa manifestazione abbiamo in programma di effettuare alcune attività di servizio, cioè attività che devono comunicare alla cittadinanza quali sono le nostre principali obiettivi e requisiti. In particolare, quindi, il Comitato Mondiale dei Lions ha deciso di portare il diabete come esempio di attività, di servizio che i Lions devono fare per favorire presso la cittadinanza le attività aerobiche piuttosto che lo stile di vita, piuttosto che le diete. Lo stile di vita è importantissimo, anche perché le diete vanno anche seguite da nutrizionisti e dietologi che prendono e vincono da quelle che sono le situazioni individuali del comportamento alimentare, dalle anche facoltà metaboliche che ognuno di noi ha e si differenziano in quanto esseri umani l'uno dall'altro. Ecco, lo stile di vita, quali saranno gli insegnamenti, le linee guida di questi stili di vita, Pons? Ecco, io sono venuto proprio qui a questo convegno di Perugia per acquisire alcune informazioni che non avevo, perché non sono un esperto di diabete, proprio per capire che cosa poteva essere fatto a Milano durante questa settimana. E ho visto che si possono fare delle manifestazioni per sostenere la dieta mediterranea, ho visto che si possono fare delle passeggiate in cui ci saranno molti Lions con il loro giubbino giallo che fanno vedere che il movimento fisico fa bene, e naturalmente anche si possono fare delle attività di screening della glicemia o durante la convention, ma addirittura coinvolgendo decine di farmacie comunali dove i cittadini possono andare previo un'attività di comunicazione che certamente faremo. Quindi una cosa in grande, quello che oggi è un convegno scientifico, ma anche una sorta di presa di coscienza da parte di chiunque, ognuno di noi deve lottare e fa i conti con questa malattia, diventerà proprio una sorta di queste quattro giornate che si svolgeranno a Milano. Dove? Si svolgeranno al Milano Congressi, al Centro Congressi, la vecchia fiera di Milano, che adesso si chiama City Life, dove c'è uno dei più grandi centri congressi d'Europa, anzi è il secondo, prima era il nostro, ma l'anno scorso hanno fatto quello di Parigi, per cui adesso è il secondo, ma è una sede meravigliosa che può ospitare nella sala plenaria 15.000 persone contemporaneamente.
Alla conclusione dei lavori di questo convegno che si è tenuto qui a Perugia presso il Palazzo dei Priori alla Sala dei Notari, peraltro sede della Giunta Comunale del Consiglio Comunale del Capoluogo Umbro, conosciamo il segretario nazionale dell'Associazione Italiana Lions per il Diabete, il dottor Andretta. Grazie, piacere. Grazie, piacere nostro, piacere soprattutto di essere stati invitati, di aver assistito, di poter divulgare tante belle notizie che sono state date sulla prevenzione, ma anche sui danni conclamati che questa malattia, che è una malattia non soltanto medica ma sociale, come abbiamo detto, purtroppo comporta. Ecco, lei ha ereditato questa iniziativa che partì nel 1990 dal dottor Villani, che è stato il fondatore dell'AILD, la sta portando avanti e la vorrà diffondere anche sul territorio nazionale, visto che l'unica sede è qui a Perugia. Sì, devo dire che l'intuizione di Aldo Villani nel creare l'AILD, perché ha promosso lui l'AILD insieme al professor Brunetti e al Pino Grimaldi, il nostro past presidente internazionale, è stata veramente foriera di tanti successi, sia in ambito della prevenzione che in ambito della ricerca scientifica, che l'AILD ha da sempre sostenuto, dal 90, come ricordava lei, dall'anno della fondazione. È chiaro, io da 20, nel 2000 ho affiancato Aldo in questa sua impresa, quindi l'ho vissuta, ho vissuto momenti belli, momenti meno belli, come capita nelle migliori famiglie. E dopo la sua scomparsa il mio obiettivo è stato quello intanto di favorire quello che era un suo sogno, vale a dire la creazione di un centro internazionale Lions per la ricerca sul diabete, e questo l'abbiamo raggiunto, questo obiettivo, nel 2015, realizzando a Terni un centro internazionale per la ricerca intitolato ad Aldo Villani. Una bella cosa questa, peraltro a Terni c'è anche un centro per la ricerca delle cellule staminali e c'è un importantissimo anche reparto oncologico che si riferisce all'Istituto dei Tumori di Milano. Terni sta diventando sempre di più un centro di eccellenza proprio per quanto riguarda la ricerca in chiave di cellule staminali, così per dire. E devo dire che da questa cosa stanno nascendo rapporti veramente interessanti con altre fondazioni, tra cui appunto proprio la Fondazione Staminali di Terni, perché come avrà sentito dal professor Calafiore, la ricerca sulle cellule staminali è in uno stato talmente avanzato, siamo quasi alla vigilia della sperimentazione sull'uomo e il centro, la Cell Factory di Terni, può essere e può fare al caso nostro. Stiamo avendo dei contatti importanti con la Fondazione Staminali, speriamo di ottenere risultati a breve termine. E per quanto riguarda i programmi futuri, dal momento che dal 1 di luglio si insedia il nuovo consiglio direttivo, di cui ancora una volta mi onoro di far parte, è quello di divulgare sempre di più il messaggio dell'AILD, sia in chiave di prevenzione che in chiave di sostentamento della ricerca. Il sostegno è fondamentale. Siete in prima linea per quanto riguarda il sostentamento a livello proprio sanitario nazionale, non solo. Assolutamente sì, perché di fatto diciamo è sempre utile e necessario a che i nostri ricercatori rimangano in Italia a svolgere le loro ricerche importantissime ed epocali, piuttosto che mandarli all'estero e farli finanziare dagli americani, piuttosto che un minimo di nazionalismo, io sinceramente ce lo metto. In questo. La fuga dei cervelli è sempre una cosa negativa. In questo impegno ce lo metto. E mi piacerebbe ovviamente divulgare nel prossimo triennio in cui sarò partecipe attivo delle attività appunto dell'AILD, non solo da un punto di vista dei convegni, ma l'attività appunto divulgativa legata a tutto il territorio nazionale. Che mi sembra importantissimo, visto e considerato che poi ci sarà una cosa anche a Milano nel prossimo anno. Ci piacerebbe incominciare con i distretti, in preparazione ovviamente della Convention Internazionale di Milano, e oggi abbiamo avuto gradito ospite Enrico Pons, già past presidente del Consiglio dei Governatori e comunque un delegato del distretto della Lombardia
alla convention del 2019, stiamo instaurando con lui dei rapporti perché intendiamo essere presenti come AILD. Possiamo sicuramente dare una grande mano all'organizzazione di questo grande evento che è in Italia per la prima volta, e siamo veramente consapevoli dell'importanza del ruolo che l'AILD rivestirà nei prossimi anni a livello non solo distrettuale nel distretto che ci ospita, il 108L, ma a livello di multidistretto Italia e, perché no, a livello internazionale, dal momento che stiamo ragionando con i paesi affacciati nel Mediterraneo proprio di cominciare con loro a fare attività di screening sul diabete a più ampio raggio, così come ha insegnato la collaborazione tra l'AILD e Federpharma nell'anno passato, nella settimana dedicata al diabete. La volontà umana nel curare il proprio fisico, c'è chi dice che il padrone del proprio fisico siamo noi stessi. Non ci sono medici, professori, ricercatori, ma siamo noi a cominciare a valutare quelli che sono i campanelli di allarme, i segnali di guardia che in qualche modo ci indicano quando una cosa sta raggiungendo il limite. In fondo il corpo umano, nella sua anatomia, nelle sue forme biologiche e chimiche, è una macchina complessa ma favolosa per quanto riguarda certi segnali che neanche la tecnologia avanzatissima che abbiamo oggi riescono a trasmettere. Certo che convegni come questo organizzato dall'Associazione Italiana Lions per il Diabete servono non soltanto a scoprire certi trasmettitori di segnali, ma servono soprattutto a prendere coscienza per curare una malattia che è diventata soprattutto una malattia di natura sociale come il diabete. Ci saranno altri appuntamenti come la 4 giorni del prossimo anno a Milano. Grazie a tutti per l'ascolto.